Bentornati all'appuntamento con In Comune, il notiziario in collaborazione tra Valdarno Channel e l'amministrazione comunale di Montevarchi. Informazione istituzionale per quel che concerne la florida attività dell'associazionismo, del volontariato, l'impegno solidale, ma anche le peculiarità della comunità di Montevarchi. In questo caso conosciamo un'associazione che ha tagliato il traguardo dei 50 anni di attività nel 2014, l'Associazione dei Fotoamatori Francesco Mochi. Il presidente Enzo Righeschi per parlare di un'associazione, i fotoamatori Francesco Mochi, che ha tagliato il traguardo prestigioso del mezzo secolo di vita a servizio, il caso di dire, dell'immagine della città. Siete un'associazione trainante in questo senso. Diamo anche qualche dettaglio sulle vostre ultime recenti iniziative e i vostri recenti successi. Sì, nel 2014 appunto abbiamo compiuto i 50 anni e il 2014 è stata un'annata piena di impegni e di soddisfazioni. Intanto abbiamo pubblicato un libro di immagini fotografiche, una parte di storia della nostra associazione appunto dal 1964 con il primo presidente ferrarese fino ad oggi. Sempre nel 2014 abbiamo avuto l'onore di inaugurare il primo centro permanente della fotografia internazionale con la federazione, la FIAP, la Federazione Internazionale Arti, Arti Fotografiche, che aveva appunto la sede a Parigi, ora si sta trasferendo credo in Lussemburgo. Però ecco, Montevarchi è stato il primo centro dell'espositivo internazionale. Alla Ginestra Fabbrica della Conoscenza. Alla Ginestra Fabbrica della Conoscenza, nella quale abbiamo appunto già organizzato due mostre importanti. E, sempre nel 2014, grazie alla nostra attività di concorsisti, perché oltre a organizzare concorsi partecipiamo anche a concorsi nazionali e internazionali, siamo risultati il primo circolo in Italia, primo circolo su 650 associazioni. È un bellissimo risultato che non era mai accaduto nella storia della nostra associazione. Presidente Righeschi, guardiamo in prospettiva. Molta formazione anche delle nuove generazioni, molta presenza, davvero un sodalizio che tra l'altro calamita anche sotto l'aspetto tecnico, fotografi che adottano tecniche particolari, tecniche disparate e che sono veramente all'avanguardia non solo in Toscana. Sì, noi come nella nostra programmazione abbiamo sempre un appuntamento. Il primo appuntamento dell'anno è il corso di fotografia dedicato proprio ai principianti, dove partecipa la giovane adolescente di 14 anni fino alla persona più matura che si ritrova magari in pensione a dedicarsi a un hobby e a una passione. E proprio due lunedì fa è iniziato il corso anche del 2015, c'è una buona affluenza di partecipanti. In questi corsi, oltre una tecnica di base e nozioni di Photoshop, parliamo principalmente di fotografia affrontando varie tematiche, dalla composizione al paesaggio, al ritratto, con delle uscite e delle esperienze pratiche oltre che teoriche. Quindi esperienze sul campo. Grazie, in bocca al lupo per la vostra attività e grazie per essere stati ospiti di In Comune. Grazie a voi per tanto per lo spazio ci avete dato. Grazie. A questo punto ci salutiamo, grazie per l'attenzione, ringraziamo i nostri ospiti, i telespettatori e le telespettatrici. In Comune torna nella prossima edizione.